Lucia si lamentò che poteva almeno pregare. S'alzò e si mise in ginocchio e tenendo giunte al petto le mani dalle quali pendeva la corona, alzò il viso e le pupille al cielo e disse: «Oh Vergine Santissima, voi a cui sono raccomandata tante volte, che tante volte mi avete consolata, voi che avete patito tanti dolori e siete ora tanto gloriosa e avete fatti tanti miracoli per i poveri tribolati, aiutatemi, fatemi uscire da questo pericolo, fatemi tornare salva con mia madre, madre del Signore, e fu voto a voi di rimanere vergine. Rinunzio per sempre a quel mio poveretto, per non essere mai d'altri che vostra». Proferite queste parole, abbassò la testa e si mise la corona intorno al collo, quasi come un segno di consacrazione e una salvaguardia a un tempo. Sentì entrare nell'animo una certa tranquillità, una più larga fiducia. I sensi affaticati da tanta guerra s'assopirono a poco in quell'acquietamento di pensieri e finalmente, già vicino a giorno, Lucia s'addormentò. Ma c'era qualcun altro in quello stesso castello che avrebbe voluto fare altrettanto, ma non poté. Partito quasi scappato da Lucia, dato l'ordine per la cena di lei, il signore s'era andato a cacciare in camera. S'era chiuso dentro in fretta e furia e spogliato si era andato a letto. Ma quell'immagine, più che mai presente, parve che in quel momento gli dicesse: «Tu non dormirai». Che sciocca curiosità da donnicciola è venuta di vederla. Ha ragione quel bestione del Nibbio. Uno non è più uomo, è vero, non è più uomo. Io non sono più uomo, io. Ma cos'è stato? Che diavolo m'è venuto addosso? Che c'è di nuovo? Ma non lo sapevo io prima d'ora che le donne strillano? Strillano anche gli uomini alle volte, quando non si possono rivoltare. Ma che diavolo! Possibile che non ho mai sentito belar donne? E qui si ricordò più d'un caso in cui né preghi né lamenti non l'avevano punto smosso dal compiere le sue risoluzioni. Ma la rimembranza di tali imprese vi destava una specie di terrore, una non so qual rabbia di pentimento, di maniera che gli parve un sollievo il tornare a quella prima immagine di Lucia, contro la quale aveva cercato di rinfrancare il suo coraggio. Evviva costei! E qui sono a tempo. Le posso dire: andate, rallegratevi. Posso vedere quel viso cambiarsi e le posso anche dire: perdonatemi, perdonatemi. Io domandar perdono a una donna, io. Eppure se una parola tale mi potesse far bene, levarmi di dosso un po' di questa diavoleria, io la direi. Ah, che cosa sono ridotto! Non sono più uomo, no, no. Via, 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 via! Sono sciocchezze che mi son passate per la testa già altre volte. E passerà anche questa. E per farla passare, andò cercando col pensiero qualche cosa importante,
qualcheduna di quelle che solevano occuparlo fortemente, onde applicarvelo tutto. Ma non ne trovò nessuna. Tutto gli appariva cambiato. Ciò che altre volte stimolava più fortemente i suoi desideri, ora non aveva più nulla di desiderabile. Si schierava nella fantasia tutti i suoi malandrini e non trovava da comandare a nessuno di loro una cosa che gli importasse. Anzi, l'idea di rivederli, di trovarsi tra loro, era un nuovo peso, un'idea di schifo ed impiccio. E se volle trovare un'occupazione per l'indomani, un'opera fattibile, dovette pensare che all'indomani poteva lasciare in libertà quella poverina. La libererò. Sì, sì, appena spunta il giorno correrò da lei e le dirò: andate, andate. La farò accompagnare. E la promessa? E l'impegno? E Don Rodrigo? Ma chi è Don Rodrigo? L'innominato, cercando le ragioni per cui s'era potuto risolvere a prendere l'impegno di far tanto patire un infelice, si trovò così ingolfato nell'esame di tutta la sua vita. Indietro, d'anno in anno, d'impegno in impegno, di sangue in sangue, di scelleratezza in scelleratezza, l'orrore rinascente a ognuna di quelle immagini crebbe fino alla disperazione. S'alzò in furia a sedere, gettò in furia le mani alla parete accanto al letto, afferrò una pistola, la staccò e nel momento di finire una vita divenuta insopportabile, si immaginò con raccapriccio il suo cadavere sformato, immobile, in balia del più vile sopravvissuto. Ma improvvisamente gli balenò in mente un altro pensiero. Se quell'altra vita, di cui m'hanno parlato quando ero ragazzo, di cui parlano sempre, come se fosse cosa sicura, se quella vita non c'è, se è una invenzione dei preti, ma che fo io? Perché morire? Cosa importa quello che ho fatto? Cosa importa? È una pazzia la mia. E se c'è quell'altra vita? A tal dubbio gli venne addosso una disperazione nera dalla quale non si poteva fuggire neppure con la morte. Lasciò cadere l'arme e stava con le mani nei capelli quando gli tornarono in mente le parole che aveva sentito poche ore prima. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. E non gli tornavano già con quell'accento d'umile preghiera con cui erano state proferite, ma con un suono pieno d'autorità e che insieme induceva una lontana speranza. Fu quello un momento di sollievo. Levò le mani dalle tempie e in un'attitudine più composta fissò gli occhi della mente in colei da cui aveva sentite quelle parole e la vedeva non come la sua prigioniera ma in atto di chi dispensa grazie e consolazioni. Aspettava ansiosamente il giorno per correre a liberarla, a sentire dalla sua bocca di lei altre parole di refrigerio e di vita. Si immaginava di condurla lui stesso alla madre. E poi? E poi che farò domani? E che farò doman l'altro? Che farò dopo domani? E l'altro ancora? Così come ogni domani che scivola via. E la notte? La notte che tornerà tra 12 ore. Oh, la notte, la notte, la notte.
Avete ascoltato la sesta puntata dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Riduzione e regia di Gianni Abate. Interpreti Gianni Abate, Ennio Cucuini, Lorenza Colombi.